Buongiorno a tutti e benvenuti come al solito al TG Sport di Audio Nord-Est, RDA21 e Stabradio. Vi ringrazio per l'ascolto delle varie puntate del TG Sport e anche grazie alla collaborazione con RDA21 di Roberto De Angeli e Stabradio di Stefano Tini. Vi do subito le notizie dello sport regionale come di consueto e eh e vi do le notizie di sport regionale con tutto udinese tutto udinese a caccia di una punta per del neri è pronto a cambiare il basket csa apo udine e del basket eh, um, femminile due cuori e la capanna del carnera Andiamo a vedere subito che dopo la seconda eh, turno di campionato si torna alle qualificazioni mondiale europea eh, per ehm, i mondiali di il calcio di Russia 2018. Bonu ci dice subito che ci, ci volevano gli attributi per lasciare la Juventus: non sono un infame, un mercenario o un, ehm, mi la parola, un, traditore, la partita di Spagna e eh, Italia sarà eh, il 2 settembre, eh, altra, cioè sabato serie A accordo. a Sorpresa tra Monaco e Lazio. Per Caetà sorpassata l'Inter e la Juventus, quindi ehm, novità proprio veramente del calciomercato come al solito West Open eh, basket, eh, anzi scusate tennis eh, maschile on, der, on the play eh, del Day 2 eh, cioè seconda giornata, Federer e Nadal al debutto per il derby Fognini c'è anche il derby Fognini Travaglia i fate di Federer Diz per vincere il eh, ventesimo slam dovrò superare un sorteggio difficile. E andiamo a vedere altre notizie. Eh, Calcio mercato proprio in live. La Juventus aspetta Oedesse. Samp all'assalto di Duvan Zapata e Strinich. Andiamo a vedere altra notizia. Ancora. Il Cagliari si regala Leonardo Bavoletti, è il colpo più costoso della storia dei sardi. Moto GP Lorenzo della Ducati. Di, Lorenzo della Ducati dice: Io uno stimolo per Dovizioso. Lui sembra più sicuro di se stesso. Il eh, Gran Premio Italia. Che eh, a Monza, per la pista perfetta per la Mercedes e la Ferrari, deve in, eh, inventarsi qualcosa. Infatti, ci stiamo preparando per il prossimo weekend che ci sarà il eh, Gran Premio d'Italia. Che si ricorrerà a Monza, West Open femminile. L Impresa eh, Serapova. La Russia cancella ancora una volta i sogni di gloria della Aleb. Altra notizia andiamo a vedere. Eh, pa, 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 le qualificazioni moderne europee. Ancora. Il CT Ventura dell'Italia. Dice: L'Italia senza niente da perdere. Andiamo in Spagna per giocarcela. Ginnastica artistica d'Italia. Mondiale appeso 2017. Ci saranno questo prossimo weekend US Open la di Roberta Vinci. Siamo agli sgoccioli, il tennis non è più una priorità Giudo. Fabio eh, Basile battuto dopo 4 minuti dal Golden Store eh, Andiamo a vedere un'altra notizia Europei eh, di pallavolo che sono andati in eh, diretta ieri con la vittoria Dell'Italia sulla Repubblica Ceca il cammino dell'Italia. La Turchia prima del Belgio. La semifinale è possibile. Vedremo. Il campo darà come dice, dice il suo. Eh, la sua risposta. Nuoto mondiali Juniores Indianapolis Martinenghi, doppietta d'oro nei 50 rana con Pinzutti eh, dopo di lui che ha beccato anche lui l'argento ha vinto Premier League l'ultima idea di Mourinho strappare a Bel a Real Madrid andiamo a vedere altra notizia Lorenzi al secondo turno di OS Open finalmente l'Italia Joao Sousa oh, battuto in 4-7 bravo lorenzi andiamo a vedere altre notizie se eh, ce ne sono sì soprattutto i risultati di ieri sera delle varie partite come già eh, si pronunciava ieri il bari ha vinto per 3 a 0 contro cesena prima eh, posticipo di campionato serie B il Bari ha fatto eh, la sua bella figura eh, andiamo a vedere se ci sono altre novità o altre eh, risultate mi pare di no perché abbiamo già detto i eh, vari risultati di tennis della US Open in americana ehm, Possiamo invece leggervi i risultati di Europei. per pallavolo già da ieri, le fasi da gironi: l'Italia ha vinto con 3-7-0. La Russia ha vinto per 3-7-0 contro la Spagna. La Francia ha vinto 3-0 di set contro la Turchia. L'Estonia ha perso per 3-0 contro la Polonia. La Slovacchia ha perso contro la Germania 3-0, qualificandosi la Germania al primo posto davanti all'Italia. La Slovenia ha perso contro la Bulgaria per 3-7-0, il Belgio ha vinto contro l'Olanda per 3-7-0 e la Serbia ha vinto per 3-7-0 contro la Finlandia. Andiamo a vedere eh, subito subito invece che oggi si disputa la eh, decima tappa della Vuelta di Spagna. Si parte da eh, Caravaga della eh, Cruz. Ad arrivare a Alama de Pursia sono stati già corsi ben 71 km sui 164 km totali. Andiamo a vedere invece ehm, di altre novità. Andiamo a vedere che ci sono altre novità prima che proprio per domani. Vediamo un po' come di consueto siamo sempre pronti con notizie e risultati Tappa numero 11 domani Ci partirà dall'Orga a eh, Calar Alto della Vuelta di Spagna Poi ci sarà eh, tennis eh, perché è interessato al tennis E invece vediamo subito che le... si svolgeranno domani eh, gli europei di pallavolo, parliamo delle partite di qualificazione per il quarto di finale, l'Italia giocherà contro la Turchia alle 17.30. Ora, italiana e si gioca a, eh, la casa dell ospitale della Polonia. La Bulgaria giocherà contro la Finlandia. La Polonia giocherà contro la Slovenia. E la Francia contro la Repubblica Ceca. Le prime due partite si giocheranno alle 17.30 e invece le ultime due partite che vi ho letto alle 20.30. Bene, questo è tutto, vi auguro una buona giornata, un buon sport eh, di consueto a tutti voi da Adore Bugie Nordest, era dell'Aduno e sta radio, il TG Sport finisce qui, vi ringrazio per il eh, grande ascolto per il TG Sport eh, condotto da sottoscritto Marco e bene, Trici, a domani! Ma li mandi?